La strana carovana di Betty Colombo. Illustrazioni di Chicco Colombo. Quando nel cielo viaggia una palla verde che il suo bagliore pian pianino sperde, si mette in moto una lenta carovana che non potrebbe essere più strana. Vanno in vacanza 10 lumache, portandosi le scarpe, la casa e le brache. Davanti c'è Piera, l'autista di corriera, seguita da Duilia che non batte ciglia. Le sta dietro zia Rita, che procede impettita con la casa imbustata per non essere rapinata. Clotilde striscia striscia sussiegosa, come se avesse un vestito da sposa. Protesta Federica pizzicando l'arpa che lei non ha nemmeno una sciarpa. Fa niente, ti presto la mia rosa, la consola Ubalda, la vanitosa. Olimpia si è portata anche l'acquario per mostrare ai pesci il mondo vario. Ermengarda forse ha esagerato portandosi tutto il caseggiato. Cosa dovrei dire io che ho tre lumachini che vogliono starmi sempre vicini? A chiuder la fila c'è Mestolina, fuggita orora dalla cucina. Quatto, quatto, dietro al corteo, si è intrufolato il lumaco Amedeo. Batte il tempo, prende il fiato, canta, anche se è stonato. Così procede la lenta carovana che non potrebbe essere più strana. Lascia tracce colorate e variopinte, dal vento scompigliate e poi sospinte, fino a comporre una casa nuova che più strana davvero non si trova. Ciao!